sono arrivati pochi palloni giocabili lì per la merda. Io ho già detto, ho già risposto prima, ho detto che è dato dei dati, no? Dato un dato che questa squadra, che quando arrivi, non arrivi, sei stato per 16 giornate secondo e per 5 non lo sei, vai a vedere che cosa maggiormente ti è mancato, no? per capire. E io penso che una squadra che tutte in 21 partite interne fa solo 8 gol e 4 li fa con tutti i suoi attaccanti a disposizione, voglio dire, io penso che non sia soltanto colpa degli attaccanti, questo deve essere chiaro. Ci sono delle analisi che voi che guardate, che giudicate, come ho detto prima, dovete essere voi a giudicare il nostro lavoro. Vogliamo intanto avviarci verso la conclusione, diciamo, sì, quando lei diceva nell'occasione della presentazione di Rossi, quando le è stato chiesto ma perché non siete mai intervenuti prima, e lei diede questa risposta: perché speravamo sempre che si riaccendesse una fiamma. Dove quella fiamma lei la vede ancora? Pensa che basti cambiare allenatore per farla emergere, o è una fiamma che ha altre origini? Ma ti ho detto, io penso che se si prende una squadra che lotta per la retrocessione, non per una squadra che deve vincere il campionato, in 21 partite, 8 partite in casa, no, 8 gol soltanto, penso che è nelle condizioni di farlo, una squadra che lotta per non retrocedere. Una squadra come la nostra, da parte di un responsabile, rimane sempre di domenica in domenica la speranza che possa qualcosa cambiare, perché ti ho detto 8 gol in 21 partite, in tutte in 11 partite interne, che abbiamo fatto 11 partite interne, 8 gol, mi sembra che te come tutti quanti potevamo aspettare che ogni domenica qualcosa potesse cambiare. Però scusi, completo la domanda. Quando lei dice c'è stato chiesto di non fare la rivoluzione, il concetto che ci arriva è c'è stato chiesto di mantenere questo l'ossatura del gruppo con il suo punto di riferimento che era Lopez. Ma questo, per la sua esperienza, è un principio sempre valido quello di non cambiare le squadre che stanno andando bene? O a volte invece è opportuno intervenire? Si è deciso di non cambiare. Abbiamo deciso di non cambiare, di non fare rivoluzione. Dalla prima giornata del girone di ritorno siamo stati sempre secondi in assoluti in classifica per 16 giornate. Io penso che tutti ci potevamo aspettare che qualcosa potesse ancora migliorarsi, oppure rimanere aggrappati sempre al secondo posto. Quindi io penso che quella era un qualcosa di dentro che ognuno di noi ha sempre sperato, no? Quindi mi sembra giusto, no? Che quando sei secondo e sei lì in una posizione dove sai che ti manca qualcosa, ma che hai dentro, perché tu hai attaccanti, e come ho detto prima, che l'analisi parte quando tu per un punto, per due punti non arrivi a un obiettivo, vai a vedere, come ho detto prima, e non vorrei essere ripetitivo per sviare la tua domanda, è che ti manca qualcosa e quel qualcosa sai che ce l'ha in casa, e quel qualcosa mai si accende, e allora pensi che c'è qualcosa che non riesci a capire per quale motivo, come ancora io non riesco a capire come questa squadra ha potuto fare 8 gol solo in 11 partite interne. Facciamo le ultime, ragazzi. Alla luce dei giorni di ritorno che hanno fatto nelle loro rispettive squadre, gli obiettivi ilici, cioè saponare, sicuramente sarebbero stati utilissimi, però sfortunatamente non hanno accettato la destinazione, e lo sappiamo.
qualora nel malaugurato ipotesi il Bologna dovesse stare in Serie B, state già pensando anche a possibilità di convincere in estate i giocatori? E abbiamo visto alcune hanno rifiutato. State ragionando sulla possibilità di convincerli in estate i giocatori ad accettare il Bologna anche in Serie B? Adesso parliamo del presente, adesso il futuro è, avremo modo di farlo. Il presente è che abbiamo questi playoff. Io ho voluto così cercare di essere a vostra disposizione perché mi sembrava giusto farlo e non essere solo a disposizione di chi mi chiedeva delle esclusive. E quindi io penso che adesso abbiamo questo finale che ci vede coinvolti tutti quanti e speriamo uniti, come sono sicuro che lo saremo, per cercare di arrivare a raggiungere un obiettivo che è quello importante della Serie A. Poi dopo parleremo del futuro. Dottore, il fatto che in Serie A siano andate due squadre che praticamente non hanno giocatori con un passato di Serie A, o comunque sia nella loro maggior parte degli elementi non ne hanno, è secondo lei una lezione che dobbiamo tenere a mente? È un fatto sporadico o è qualcosa di cui prendere note? No, non è un fatto indicativo perché vedi, qualcuno a me rimprovera, dice hai preso giocatori di Serie A, no? Ho preso il capocannoniere di Serie B e non è adatto per la Serie B, quindi diciamo che è una cosa che ognuno poi si può sempre girare come vuole. Io penso che la qualità non ha categoria. Poi ho detto, una stagione è fatta di tanti episodi, è fatta di tanti momenti e quindi va giudicata per quei momenti e anche per quegli episodi. Giordano, Merlini, poi vediamo. Io volevo chiederle se a suo dire alla squadra, oltre al gol, è mancato qualcos'altro da un punto di vista morale e soprattutto se l'impressione è che nell'ultimo periodo abbia ritrovato il Bologna quello che ha perso lungo la strada. Se avete detto qualcosa alla squadra alla vigilia di questi playoff, quali sono le sensazioni, insomma, soprattutto il gruppo? Ma tu mi chiedi se c'era una squadra. Io penso una squadra se perde nel girone di ritorno solo tre partite vuol dire che c'hai una squadra, soprattutto se poi sei la seconda anche difesa del campionato. Pensare che tutte in 11 partite, come è vero che in attacco abbiamo fatto solo 4 gol, però in difesa abbiamo subito solo 4 gol, quindi voglio dire, questa dimostrazione che c'è una squadra. E questa squadra, come ho detto prima, per 16 giornate è stata seconda assoluta. Abbiamo avuto il demerito di non averla tenuta per 21 giornate. Ma poi, come ho detto prima, quando il margine è di pochi punti, vai a vedere che cosa può avere influito. E abbiamo fatto delle analisi. Merlini, poi Fogacci, poi chiudiamo, ragazzi. Prego. Direttore, mi chiedo se lei si rimprovera in questi 3 mesi qualcosa, e se sì cosa, di quello che ha fatto. Mi rimprovero di non essere stato a posto di 16 giornate, 21 giornate, quindi forse qualcosa, se avessi fatto qualcosa in più, forse saremmo stati per 21 giornate, non per 16. Ma anche in mente quale cosa in più avrebbe potuto fare? Ah no, non rimpiango niente di quello che ho fatto. Avrei ripetuto a mente, anche col senno di poi, avrei fatto alla luce di quello che è il mercato di gennaio, perché ho detto prima, il mercato di gennaio è un mercato non come quello estivo dove hai 3 mesi per poter spaziare, poter lavorare, dando sfogo non solo alla fantasia ma anche, voglio dire, alle occasioni che ti può offrire un mercato così aperto. Invece il mercato invernale è quello che ho detto prima, agli effettivi 15-20 giorni, né? E lo devi fare su quello che ti mette a disposizione quel mercato così estremo. E quindi io penso che aver portato, come ho detto prima, a posto di Stojanovic da Costa, a posto di Paes e Castadello, a posto di
di Giannone Ristisic, al posto di Baez, di Basi e di Betancur, Marcoso e Sansone e Maglie, come giovane io credo che non mi li rifarei dal momento in cui, come ho detto prima, in quel periodo c'era da cogliere queste opportunità. Sono contento di averle colte e di aver cercato anche, come era giusto che io facessi, qualche opportunità che quel mercato ti può offrire, ma per i motivi che voi sapete non sono stati possibili raggiungere. Allora, lasciamo la chiusura a Fogaci, però bene forte, avevo un chiarimento di questa cosa. Ascolta, tu da sempre sei contro andare via a Firenze. Ha fatto la guerra tra virgolette di voi che voleva mandare via Mialovic e tu da conto fino a quando poteva. Qui fino a quando ha potuto vedere Lopez lo ha tenuto nonostante più di mezza città ti chiedesse di mandarlo via. Non ti chiedo se col senno del poi tu faresti un'altra scelta adesso, intanto mi diresti che non è così, però quanto ti ha portato a prendere questa decisione la tua voglia di non cambiare mai? No, io sono, per mia natura sono uno che cerca sempre di aiutare i tecnici che ci sono, per cercare sempre di raggiungere gli obiettivi, poi che sia mio, che non sia un allenatore scelto da me. L'ho fatto sempre, e quindi poi quando però non posso anche sembrare un integralista, non posso essere un integralista, e quindi sono un uomo di calcio e so che nel calcio ci sono certe dinamiche, quindi bisogna a volte essere anche pronto a queste dinamiche. Facciamo l'ultimo, Fogaccia. Sì, ti chiedo questo, se fosse la città non ha tanto entusiasmo, probabilmente perché dopo 16 giornate seconda aveva già visto il traguardo lì e quindi magari vede i playoff non come tanto un'opportunità, ma forse insomma come una sorta di purgatorio. E allora ti chiedo, la squadra invece che appunto è sempre stata lì seconda e forse anche lei aveva l'entusiasmo di essere quasi, sentirsi quasi in Serie A, come stai vivendo questo momento insomma in cui serve invece ritrovare l'entusiasmo per affrontare questo che è un mini campionato di 4 partite, cioè c'è la voglia e l'entusiasmo nuovamente oppure siamo ancora nel ricordo di quello che è stato passato e delle occasioni buttate al vento? No, diciamo che adesso penso che i ragazzi sono tutti concentrati a questi primi match ball, no? Chiamiamoli così, visto che quelli in passato a volte ce li siamo visti sfuggire, soprattutto come spesso detto per le partite interne, no? Io penso che questi ragazzi cercheranno, se siamo quasi a giugno, diciamo, cercheranno di mettere tutto quello che hanno dentro, perché questa città lo merita, questi tifosi nostri che li sentiamo sempre vicini abbiano questa soddisfazione. Quindi loro da una parte, noi dall'altra stiamo qui per cercare di dare questa soddisfazione. Per stasera hanno preferenza? No, io penso che se la nostra squadra sta bene, io penso che non ci sarebbe da preoccuparsi degli altri, c'è da preoccuparsi magari di noi, di trovare le gambe, di trovare la, come stanno cercando di fare, le gambe e la testa giusta per affrontare al meglio queste partite. Grazie.